Il basket è uno sport bello perché spettacolare e mai scontato. Nell'ultima gara della stagione regolare della massima serie, in un tagliercio di Mestre stipato in ogni ordine di posti, è andata in scena una gara che non significa soltanto una delle classiche della nostra pallacanestro Venezia-Milano, ma anche un ritorno per i due tecnici lombardi Messina e Pozzecco in un parquet con cui hanno più di un legame legato ad origini e ricordi sportivi. Peccato per la seconda parte dell'ultimo quarto di gara di un confronto che la formazione di Walter De Raffaele aveva sempre condotto avanti nel punteggio contro un'avversaria alle prese con la rotazione dei giocatori, alcuni infortuni importanti come Venezia del resto, ma competitiva ai massimi livelli comunque. La parte conclusiva di match vede gli ospiti andare a segno e gli Oro Granata arrancare, anche dal punto di vista fisico, perdendo in lucidità e precisione. Guidati da Watt, Bramos ed un finalmente ritrovato Vitali, i veneti sono mancati nel momento clou della partita, quando i giochi andavano chiusi, e questo servirà da monito in vista degli imminenti playoff, dove la Reyer, scivolando al quinto posto, nel primo turno avrà due trasferte consecutive sul campo della sorprendente neopromossa d'Ertona. Abbiamo avuto un po' di frenesia in alcune situazioni e questo, squadre come Milano, ma nei playoff nessuno ti lasciano andare, quindi dovremo essere molto bravi a fare attenzione, soprattutto in condizioni di stanchezza, ai dettagli. Affronteremo, come abbiamo sempre fatto, le partite con grande umiltà, con grande rispetto, perché ripeto, Tortona è una squadra di qualità che ha fatto vedere grandi cose con chiunque. E credo che giocherà anche abbastanza leggera, perché alla fine credo sarà per loro, è certamente una grande occasione, quindi troveremo una squadra che nel ritmo, nella tranquillità potrà fare anche la loro forza. Noi dovremo giocare per le nostre cose, cercando, ripeto, di essere il più solidi all'interno di ogni partita. Insomma, devo dire, abbiamo giocato un bel secondo tempo. Insomma, sei stato contento in ogni caso, perché avevamo avuto dei momenti buoni pur con molti cambi in campo, però alla fine abbiamo anche vinto, quindi sono contento. Adesso andiamo a prepararci per i playoff sperando di recuperare Rodriguez per il prossimo turno, mentre invece per Melli e Deleni non ci sono possibilità. Dramma, sportivo si intende, alla Allianz Dome di Trieste, dove i padroni di casa l'hanno spuntato in extremis contro una volitiva Treviso che fino alla fine ha svolto il proprio compito, mettendo alle corde la squadra di Ciani per almeno tre quarti di gara. Ma i giuliani, guidati da Capitan Cavaliero, erano costretti a vincere sperando in buone notizie da Napoli, dove si è a lungo sperato in una sconfitta di Pesaro, che, ironia della sorte, si è invece imposta sempre di un punto, escludendo così Trieste dalla corsa a 8 per i play-off scudetto. Di nessun rilievo infine la sconfitta di Trento contro l'ormai condannata Cremona, un risultato che corona una stagione per lo più da dimenticare, con un quart'ultimo posto che almeno ha risparmiato la retrocessione ai ragazzi del Mestrino Molin.